Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il 5 sono questo video da dire pro patria contro scusate, Sampdoria contro pro patria, che è finita 4-0 con la vittoria della Sampdoria. Ragazzi, nel primo tempo siamo Bauli con il giusto 1-0, poi ha segnato sul 2-0 Gabbiadini, il terzo Yankto e il quarto e la il quarto ha segnato i. E quindi ragazzi, adesso Sampdoria chiude una grande partita, proprio di Francesco, che nel primo tempo la Sampdoria chiude una bella partita, poi nel secondo tempo chiudono, ma nel secondo tempo è una partita buona per di Francesco, che torna un po' carico dopo aver allenato la Roma, dopo aver fallito contro la Roma, ma lo stesso di Francesco ritorna carico come era un tempo, ma la Sampdoria si va a giocare una grande con il Pro Patria. È stata una bellissima partita, molto carico per la Sampdoria, ma lo stesso ragazzi, lo possiamo anche scordare, anche no, no. Quindi ragazzi, la Sampdoria dovrà molto fare la prossima intera, ma quindi ragazzi, ha segnato a quella data anche Yankto, quindi questa cosa, ma il preparato ragazzi, non trovo nelle occasioni dirette per venire secondo la Sampdoria, comunque nella formazione del buon di Francesco, va a giocare Rafael, il portiere del Napoli, e nuovi arrivati come Mugia Murillo, ex difensore del Valencia, e De Paoli, nuovo attaccante preso dal Frosinone, cioè il dei pessimi del Frosinone, ma è del Chievo. Ma lo stesso ragazzi, sono spero che Di Francesco può mandare il Sampdoria in Europa League, ma quindi ragazzi, spero proprio. Quindi ragazzi, lo stesso siamo un po' avanti. Ma il preparato non è ancora lungo in questa partita, ci dovrà rifare nella prossima, sperando che torni buoni per loro. Ma quindi ragazzi, per loro non è una decisione, ma quindi per il resto la Sampdoria dovrà passare anche ora, e ora ragazzi siamo anche alle scorcio dell'inizio del campionato, che ci faranno sotto il 29 luglio, nella prossima settimana prossima. E quindi ragazzi, mi dovrò rifare la reazione al calendario. E quindi ragazzi, è una buona partita, sperando che la Sampdoria continui così anche in campionato, buona la squadra, ma dopo la di Giampaolo è cambiato tutto, ma la Sampdoria ha saputo lo stesso giocare la giornata grande, ma anche il buon Fabione Quagliarella che poteva fare grandi cose. E Gabbiadini già si è messo in luce già la prima volta con Di Francesco. E quindi ragazzi, da tutto, vediamo se video, noi ci vediamo con altri occhiali. E quindi ragazzi, lasciate un like, e quindi è tutto. Ciao ciao!